Beressi, quindi benvenuti in questo nuovo, diciamo qua, in questo video per andare proprio all'analisi di oggi per quanto riguarda le calabresi. Oggi diverso ci sia il calciomercato e poi parliamo anche di Serie D nel finale perché finalmente sono le date comunque e se ne può parlare bene. Detto questo però parliamo di Regina, notizie in entrata e in uscita. Partendo però dalle uscite si parla di Rossi, difensore comunque in uscita, che tra l'altro anche io ho scelto nel mio mercato, e il Gubbio era molto interessato, tanto che aveva prestato un'offerta per Rossi, che però avrebbe rifiutato la pista Gubbio. Quindi sembra comunque non volere, non dico scendere in cima, ma comunque sicuramente non andare a Gubbio. Vedremo, è un problema questo secondo me, perché Rossi è un giocatore che va ceduto per via degli infortuni, non è un giocatore scarso, però comunque sinceramente in questo momento non rientra nei miei piani e penso anche in quelli della Regina, tanto che infatti lo voleva cedere. Però il problema, ripeto, è che lui avrebbe in questo momento rifiutato Gubbio. Vedremo se ci sarà qualche altra offerta di qualche altro club, magari più importante in Serie C, e magari quello l'accetterà. Però in questo momento comunque rimane a Reggio e non è sicuramente una bella notizia, se vogliamo, perché poi dovesse rimanere, sarebbe un, diciamo, anche forse occuperebbe uno spazio che magari era meglio che si liberasse. Detto questo, però, parliamo anche di entrate. Diversi nomi nelle ultime ore per quanto riguarda la porta, sempre staffetta Mikai Vigorito. In questo momento sembra essere in vantaggio Mikai, secondo le notizie, con Vigorito che lo era nelle ultime settimane, poi col passare del tempo, adesso Mikai. Vedremo un po', comunque, entrambi sono portieri sicuramente validi, sicuramente di esperienza. Vigorito ancora di più di Mikai. Entrambi hanno giocato molto poco quest'anno. A Lecce, a Salerno, vedremo un po' comunque alla fine che arriverà. Fatto sta che, ripeto, in questo momento sembrerebbe essere comunque Mikai in vantaggio, ma ripeto, si capisce veramente poco. Bisogna semplicemente attendere ufficialità. E si parla di due nomi nuovi, di cui non si era parlato comunque nelle ultime ore, non se ne è mai parlato. E sono due nomi che andrebbero a rinforzare il reparto offensivo. Infatti, si parla di Laribi, che è comunque un centrocampista offensivo, che ha giocato in tante piazze di esperienza, un trentenne, di proprietà del Verona, se non mi ricordo male. Che ha giocato comunque in B ad Empoli, ha giocato anche a Bari, ha fatto diverse piazze negli ultimi anni. Nell'anno scorso la Reggiana è stato, e giocando comunque un numero non incredibile, ma neanche troppo basso di partite. Un centrocampista, ripeto, comunque con caratteristiche offensive che ci può stare assolutamente per la categoria. Potrebbe essere un buon colpo, comunque anche di esperienza, sicuramente over. Vedremo un po'. Comunque la Reggiana è interessata, avrebbe chiesto informazioni al Verona. Vedremo un po' poi la formula, quale potrebbe essere e ovviamente se poi Laribi effettivamente arriverà. E detto questo, l'altro nome che si fa, è invece un under. In questo caso Gori della Fiorentina, attaccante classe 99 che ha giocato in prestito al Vicenza quest'anno, dove ha fatto comunque 3 gol, ha fatto anche tante presenze, ha accumulato esperienza, un attaccante tutto sommato buono, giovane, che può comunque crescere, e la Regina lo starebbe puntando per rinforzare il reparto offensivo, anche perché probabilmente Aglietti giocherà con un 4-4-2, comunque quindi con due punte, e quindi serve comunque andare a rinforzare il reparto offensivo. Io, come avete anche visto, ho preso comunque Di Massimo, per esempio, dalla Triestina, e Rivas comunque l'ho ripreso, ma a parte questo, anche Gori potrebbe starci come colpo, comunque un under e potrebbe sicuramente far bene. Non c'è solamente la Regina, ma c'è anche la Cremonese, vedremo un po' comunque alla fine dove andrà. Parlando però anche di Catanzaro, parliamo della situazione, in questo caso, dei prestiti, perché infatti ci sono diverse notizie interessanti per quanto riguarda, dicevo, la situazione prestiti, perché tanti giocatori potrebbero tornare così come no. Allora, quelli che sicuramente non tornano dal prestito, giocatori che sono arrivati in prestito quest'anno e che l'anno prossimo il Catanzaro non ci punterà più, sono sicuramente Jefferson e Grillo. Jefferson tornerà al Padova, Grillo invece alla Cittadella, e questi non torneranno sicuramente, a meno che di clamorosi scenari o cose particolari, però dovrebbero tornare alle loro squadre di appartenenza. Mentre altri giocatori potrebbero invece tornare, uno su tutti Garufo, giocatore che comunque Calabro vorrebbe riconfermare per l'esperienza. Io, come dicevo, comunque tra qualche giorno uscirà anche il mercato che fare del Catanzaro. Vedete che Garufo non lo riconfermo perché è un giocatore che a me non piace tantissimo, già l'ho detto nei video passati. E detto questo, comunque potrebbe comunque tornare. Chi altro potrebbe tornare? Riccardi, difensore comunque, se non mi sbaglio, del Lecce, mi sembra, Riccardi, prima dal Lecce, non mi ricordo. Comunque fatto sta che anche lui potrebbe tornare per inserire un tassello nel reparto difensivo.
e anche comunque per non per comunque mantenere una certa continuità rispetto all'anno scorso, se vogliamo. Così come Pierno, altro giocatore che potrebbe proprio tornare da Lecce in questo caso nello specifico. Attenzione perché abbiamo parlato anche di un interessamento del Francavilla nelle ultime ore, ma è un giocatore che io riprenderei assolutamente. Ha fatto bene l'ultima parte di stagione e come riserva, comunque come giovane di prospettiva che può essere lanciato, secondo me va preso assolutamente, va ripreso assolutamente. Detto questo, altri giocatori che potrebbero tornare, che comunque sono di livello un pochino più importante, sono Scognamiglio e Di Massimo. Per quanto riguarda Scognamiglio comunque si parla di ovviamente un interessamento, una trattativa che va fatta con l'Alessandria. Alessandria che è andata in Serie B, quindi potrebbe valutare anche di tenerselo, però potrebbe anche valutare di cederlo. Vediamo un po', comunque dipende molto anche dall'Alessandro e da quello che vorrà fare il giocatore. Comunque, sicuramente che qui per dare continuità ci può stare un difensore che non mi è mai esaltato, buon difensore di esperienza sicuramente, di livello, a me non ha mai esaltato, però comunque dovessimo tenerlo per dare continuità ci può anche stare. Di Massimo sarebbe un ritorno assolutamente importantissimo, un giocatore fondamentale, il migliore del Catanzaro questa stagione, assolutamente, assieme a Carlini comunque, però a livello proprio di sorpresa il migliore perché non ce l'aspettavamo, mentre Carlini ce l'aspettavamo comunque ad alti livelli, Di Massimo invece no. È un giocatore che è perfetto per il modulo di Calabro, questa mezzala di squilibrio se vogliamo, come la definisce lui, questa sorta di trequartista, ma non ha un ruolo ben preciso, ma comunque è sicuramente un giocatore di offensivo di grandissimo livello che a volte si sacrifica anche. Tutto dipenderà da cosa vorrà fare la Triestina perché è arrivato in prestito la Triestina, Triestina che sembrerebbe volerlo tenere, però vedremo un po'. Comunque è un giocatore che comunque piace molto a Catanzaro che vorrebbe riprendersi. Io sinceramente su Di Massimo farei anche un investimento. Se la Triestina non lo vuole mandare via in prestito, lo vuole cedere, io farei anche un investimento. Dipende da quanto mi chiede la Triestina, perché se mi chiede 3 milioni, allora per dire, no, una cifra veramente sparata a caso. Però comunque se mi chiede una cifra arrivabile, io ci farei anche un investimento, perché è un giocatore comunque ha fatto molto bene e che può sicuramente dare qualcosa di importante al Catanzaro. Quindi potrei anche pensare di fare un investimento se fossi io, comunque in pelliccioni, noto, eccetera. A questo punto prendiamo però anche un po' di cosenza, notizia veloce, perché sono novità riguardo Agliozzi, giocatore di cui abbiamo parlato, che c'è un interessamento comunque nei suoi confronti dell'Ascoli in Serie B, ma anche del Palermo. Infatti Palermo sembrerebbe essere molto interessato a lui, vorrebbe portarlo in Serie C per rinforzare il reparto offensivo, quindi potrebbe comunque rivedere i cosenza dell'avversario in questo caso. Vedremo un po' comunque dove andrà. Sicuramente non tornerà a Cosenza comunque al 90% delle possibilità. Vedremo comunque poi dove lo vorrà mandare il Monza, però comunque il Palermo in questo momento sembrerebbe essere molto molto interessato. E come vi dicevo, parliamo però anche di Serie D, perché ci sono ufficialmente le date dei recuperi delle ultime 2 giornate, cioè dei recuperi che bisogna fare delle ultime 2 giornate del girone I e le date della semifinale finale playoff. Si sfora comunque il 30 giugno, quindi comunque credo sia stata ottenuta questa proroga comunque di fine stagione oltre il 30 giugno. Per la questione dei tesseramenti non so come si farà, credo che alla fine si possa tranquillamente fare, sono 20 squadre ragazzi, ma anche meno comunque, sono 5-6 squadre, comunque poi si giocano tra tutte le varie recuperi e i playoff, sono meno di 10 squadre, si può fare tranquillamente di prorogare i tesseramenti, sarebbe un po' un problema se fosse tutta la Serie D comunque, però comunque cioè, per 10 squadre si può tranquillamente fare. E quindi credo che alla fine poi gli eventuali contratti in scadenza, tutto questo si farà comunque dopo la fine della stagione delle varie squadre. Ed è anche giusto così perché un San Luca, per esempio, che ne so, che magari va via della gente, devo andare via il 30 giugno e come fa a giocare la semifinale playoff per dire, cioè non avrebbe senso, ma penso sia una cosa tranquillamente fattibile, non è che è un problema particolare. Nelle date, nello specifico, il recupero della penultima giornata si farà il 30 giugno alle 5. E per le calabresi comunque Trojena Cittanova, Rende Biancavilla, partite molto importanti entrambe, il Cittanova deve salvarsi, il Rende deve salvarsi anch'esso, con un punto di vantaggio su Marina di Ragusa, quindi una situazione veramente complicata per il Rende che ancora maledico il giorno in cui è stato esonerato Napoli. Poi l'ultima giornata, si recupererà invece il 3 luglio, sempre alle 5. E per le calabresi ci saranno Cittanova, Santa Maria Cilento, FC Messina Roccella e Marina di Ragusa Rende, quindi Rende che gioca la vita a Ragusa.
il Citanova che comunque spero che sia salvo già quest'ultima giornata per non evitare problemi, e Rociella che comunque va a fare un po' la passerella finale a Messina, giocandosela comunque fino alla fine. Sarà comunque destino, sarà arbitro del destino comunque della promozione o meno del Messina, dell'FC Messina, però vedremo un po'. E comunque si chiuderà poi con i playoff il 7 luglio, la semifinale playoff, dove ovviamente il Saluca andrà in casa della Gelbison. Quindi Gelbison-Saluca, speriamo già che sarà il 7 luglio. Poi vedremo chi affronterà la Cireale invece nell'altra semifinale, se FC Messina o ACR Messina. E poi la finale playoff sarà il 10 luglio. Quindi comunque queste sono le date. Quindi diciamo che in linea di massima il resoconto del girone C di Serie C e di girone I lo farò comunque dopo la finale playoff. E comunque così come il pagellone della Serie D lo farò dopo che sarà terminata la stagione per tutte. Quindi San Luca compreso. A questo punto mi fermo. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi.